creare nuove esperienze sensoriali tramite la gastronomia molecolare. Questo è il progetto di Fabri 1905 presentato per noi al Cibus 2014 da Alessandro Cattani, professional barman. Andrò a preparare una miscela a base di sciroppo di menta. Vodka bianca. E a questo punto vado a versare il mix, che è il primo prodotto che serve appunto per essere mixato al liquido che voglio sferificare. Inizio a miscelare e una volta che il prodotto inizia ad amalgamarsi lo verso in un mixing glass per poterlo mescolare più agevolmente. Per dissipare l'aria che è contenuta in questa miscela sarà sufficiente aspettare un lasso di tempo fra i 5 e i 30 minuti. La miscela è già perfettamente fluida. A questo punto vado a chiudere il mio squeezer con un tappo conico che mi servirà successivamente per andare a preparare le sfere e lo lascio riposare appunto dai 5 ai 30 minuti. Vado a sciogliere il secondo prodotto, il form, in acqua del rubinetto. Nell'attesa che il nostro premix alla menta sia pronto, possiamo iniziare nel vedere la preparazione di alcune sfere con una serie di premix che avevo già preparato in precedenza. Attraverso combinazioni di prodotti naturali, il kit Sphereology trasforma i liquidi, liquori, tè, caffè, succhi, in sfere commestibili di diverse dimensioni. Una scioglievolezza esterna che racchiude un cuore liquido. Nasce la sferificazione del beverage. Un'altra preparazione, se vogliamo, ancora più semplice della precedente. Invece che andare a realizzare delle perle, andremo a realizzare del caviale, ovvero sia delle perline piccole, 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 piccole. Utilizzando un colino a trama fitta direttamente nel nostro bagno di sferificazione, sempre con lo stesso squeezer, andremo semplicemente a far cadere il liquido goccia a goccia. A questo punto sciacquiamo leggermente come prima, tamponiamo leggermente l'acqua in eccesso e la andiamo a versare direttamente nella flute. Mosse dallo spumante, le perline inizieranno a girare nel bicchiere. Passati 2-3 minuti, le molecole di CO2 si andranno a legare alla superficie esterna del caviale di Aperol e le perline inizieranno a salire verso l'alto. Uno stupore per gli occhi che sorprende il palato. Una nuova tendenza per realizzare cocktail e desserts di successo.